Beh ragazzi, siamo arrivati a Bardolino, come vi dicevo, è arrivato un mio amico tedesco a trovarmi, sono qua anche con Anastasia. Ah, è che ti si... aspetta, ciao. Eccoci qua. E passeggiatina, il tempo fa un po' schifo, tra un po' probabilmente ci facciamo un aperitivo, mi sono portato dietro il Campari, vediamo se lo stocchiamo o se andiamo da qualche parte. E poi c'è la partita dell'Italia e poi successivamente andiamo al Gonzo, al Castello di Montorio, Verona. E non c'è neanche così troppa gente, a dire la verità, ma penso sia data dal tempo schifoso di oggi. E dopo, vabbè, vediamo com'è la situazione, ragazzi. Ci accendiamo. Visto che il nostro amico non skipper, qua ci stiamo guardando un po' delle barchette che sicuramente le emozionano. Ah, ragazzi, ho sempre paura che questi qua mi mordano il dito. Ecco, vedi, maledetto, stammi distante. Vabbè, siamo qua a vedere le barchette. Qual è il tuo preferito, Nasti? Ti piacciono di più le occhette o i cigni? I cigni, certo, che mangiano l'erba con l'immondizia qua, poretti. Oh, ne sta arrivando una. Guarda qua. Paperella. E tu? Comunque sempre super, oggi non ci sono tanti turisti, ma è sempre super turistica come città Bardolino in generale. Cioè mi piace farmi le passeggiate, anche perché là qua tirando dritti si arriva tipo dai parchetti, finché non ti puoi anche stendere, fare aperitivi sulla spiaggia. Solo che la lingua ufficiale qua mi sa che è il tedesco o l'olandese, come potete immaginare al solito. Cosa? Cosa fai? Qualche sculetta la signorina. E qualche sculetta. Comunque sì, lo vedete in giro, sono sempre tedeschi, olandesi e quant'altro, gli italiani in questo periodo, ce ne sono pochi. E mi fa ridere perché ho amici che abitano nella zona e mi dicono sempre: guarda, allora c'è qua, fa schifo, perché 10 mesi l'anno non c'è mai nessuno, quindi la città è completamente vuota, morta, stecchita, perché spesso la gente qua ha seconde case, quindi viene in vacanza. E viene il periodo di vacanze quando anche si riempie per tedeschi, olandesi, finlandesi e quant'altro. E quindi la città si riempie, non trovi parcheggio, e ogni anno succede che qualcuno ammazza dei cigni, cioè sembra un disagio alla fine avere una città turistica. Verona un pochino meno, perché sia più turistica probabilmente, ma è distribuita anche durante l'anno perché c'è sempre gente e la città è più grande, quindi se la può gestire un pochino meglio. Mentre qua stiamo veramente parlando di pochissimi residenti, pochi abitanti e tanti cigni che continuano a sculettare. Insomma. Bene ragazzi, allora ho fatto il Campari, ma di la verità tipo è potentissimo, cioè potentissimo, fa schifo, perché non avevo tipo il prosecco, quindi ho preso lo spumante in casa e non avevo il Campari, ma avevo tipo un bitter avanzato, una cosa schifosa. L'unica cosa realistica, no, non è neanche la Seltz perché ho usato l'acqua frizzante, vabbè, insomma non è il massimo. E siamo qua con i bicchierini dell'IKEA per assaggiare e guardare le paperelle. Sudati come la morte, super umido tra una cosa e l'altra, stiamo facendo un pochino i pensionati, a dire la verità, sull'ultima panchina da un'oretta con il Campari scrauso. Sono venute anche delle ragazze che facevano l'addio al celibato. Nubilato o celibato? Non lo so, lo sbaglio sempre. Va bene, uno dei due? Mi sa nubilato il celibato. Ditecelo voi. Vabbè, comunque. E ci hanno chiesto soldi, non ne avevo, io ho offerto del Campari, ci hanno dato dei preservativi e del caffè, così, di sport. Sì. Adesso in tranquillità, con calma, quando si finisce qua, non so neanche che ore siano, ma le si 4. Torna al 4, vabbè, ci mettiamo 25-30 minuti, quindi a posto. Quanto sbagli di lui? Il gelato chiama, ci siamo alzati e ora si va di là. Comunque vi dirò, il tempo, io prima dicevo su perché non c'era il sole, ma in verità si sta anche abbastanza bene, cioè è umido ma almeno non c'è sole che batte, che ti ammazza. Fine, siamo arrivati alla partita, e speriamo che stavolta l'Italia contro, hai detto la Svizzera? Contro la Svizzera? Svizzera. Speriamo che vinca, l'entusiasmo qua è palpabile, potete capire da quanto sia appassionato. No, ci deve scaldare la partita, è quello, ci deve scaldare l'Italia. Dopo Lorenzo non gliene frega un cazzo, ecco perché dice queste cose. Però con calma. Forza Italia, forza Italia, andiamo ai quarti, dai. Esatto. E cioè, perché io sto guardando quel cagnolino lì che ogni tanto rotola, ogni tanto si struscia per terra. Cioè ragazzi, guardate quegli svizzeri là che hanno appena fatto gol.
Niente, come potevo immaginare, la partita d'Italia ha fatto un po' schifo. Adesso sto aspettando la Nasti, andiamo a pigliarci un kebab che è di fronte a me e poi torniamo a casa, prendo la macchina, vado a prendere Alex e andiamo a Montorio, al castello, per la serata techno e poi vediamo. Ragazzi, si sale la cerimonia verso il Gonzo, mamma mia, su di qua, top. Alla fine la via Crucis l'abbiamo mezza finita perché siamo arrivati, speriamo non ci sia la fila. E su. Commento, bello perché fra un po' di nuvia e quindi rinfresca tutta la zona. Ci sta, e sperando che arrivi sempre più gente. Basta. Ragazzi, molto in chilling, a dire la verità, non è nulla di particolarmente hardcore, come pensa il nostro buon Giulio. Cosa ne pensi della serata? Sciopero della parola, Emma Bonino. Emma Bonino, non si parla qua, non si parla. Niente commenti, non vuole lasciare una dichiarazione. Niente dichiarazioni, impossibile. Beh, niente ragazzi, quindi molto easy. E si finalmente ha messo un pochino di musica che ci sta. La. Esatto. Perché non se ne poteva più, dai. Gonzo, cercatelo su internet, anche no, su Instagram, è un ottimo sito per passare del tempo in solitudine. Sì, niente, allora seratina finita, o almeno questa seratina è finita, adesso vediamo se tornare a casa o andare sul Lamen con gli altri, dipende un po' dall'entusiasmo. Quale gamba? È gratis? Sì. Voi ci andate? Io sì, vuoi venire? I think if I go, I don't want to bother you like after. Amici del vloghetto, benvenuti. Allora, come ormai di consueto, siamo all'Amen. Ormai sono le 3 di notte. In tutto questo, Alex tipo non ce la faceva più, quindi se l'è fatta a piedi, poretto. Ah no, mi ha appena scritto che si è fatta col monopattino, giustamente. E è il vlog. La cosa che non capirai mai. Non farò figure di me. Non farai figure di me. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi, mettete mi piace, commentate, attivate la campanella, iscrivetevi come al solito numerosi e noi ci vediamo domani per il prossimo vlog, ciao!